Dottor Riboni, il tema dell'emergenza autisti e in particolare le figure professionali del trasporto nel settore del trasporto e della logistica è secondo lei un tema ormai di agenda nel governo nazionale e verrà preso, diciamo, con la giusta importanza o è ancora marginale nell'agenda pubblica? Ma le notizie sono molto recenti, sappiamo come l'emergenza autisti è più che altro stata riscontrata dopo il problema della Brexit con riferimento dello UK, ma non è questo il problema. Il problema è un problema europeo, è un problema che noi riscontriamo da 5 anni, 6 anni, ma è sempre stato molto sottovalutato perché è sempre avuto il bacino di utenza degli autisti che provenivano dai paesi neocomunitari, quali Bulgaria, Romania in particolar modo e Polonia. Oggi il nostro governo, in particolare la politica italiana, ha sempre avuto una visione miope nei confronti dello sviluppo e della sostenibilità del trasporto. Se ne parla da anni, ma nulla è stato fatto e nulla verrà fatto. E questo ci preoccupa tanto più anche in previsione del nostro PNR, dove non c'è neanche una politica chiara sulla possibilità di incrementare il personale e di poter portare il nostro personale in un costo almeno comprensibile e sostenibile per le nostre imprese. Quindi mi sento dire che oggi la politica italiana ignora questo problema, ma però ne pagheremo tutti quanti le conseguenze entro nel breve termine, perché la soluzione si sta veramente sfuggendo di mano. L'intermodalità può in qualche modo venire a supporto delle aziende di trasporto e di logistica? Ci troviamo in un punto strategico, quale il porto di Calais, che era riconosciuto sostanzialmente per il punto di ingresso delle merci verso l'United Kingdom. Questo è un esempio virtuoso, ma dove siamo arrivati, come io parlo anche per la mia azienda, all'intermodalità, non a seguito a un credo di intermodalità sostenibilità, ma in quanto un'opportunità da dare ai nostri clienti, dove oggi noi siamo in estrema difficoltà nel reperire il personale e vediamo l'intermodalità come un supporto alla continuità del nostro business, perché oggi si parla, quello che nessuno vuole sentirsi dire è quello che rischiamo di fermare la produttività del paese Italia, del Made in Italy, perché non abbiamo né uomini nei mezzi per poter portare il Made in Italy in Europa. E questo è un caso virtuoso. Noi oggi partiamo da Domodossola, in 49 ore siamo sul termine di Calais, abbiamo aggiunto addirittura la persecuzione di questa tratta fino a Ashford in Inghilterra e noi possiamo dare in quel momento di maggior richieste, che non abbiamo reperibilità di personale, un collegamento garantito fra il Sud Europa e il Nord Europa. Ma non si parla solo di intermodalità ferroviaria, sappiamo come è anche interconnessa l'intermodalità mare, perché noi viviamo in una penisola estremamente importante. I nostri porti, soprattutto per l'economia turca, l'economia greca, l'economia tunisina del Maghreb in continuo sviluppo, poi c'è un'opportunità di utilizzare il mare, la strada, il treno e la prescrizione dell'ultimo miglio con l'intermodalità di prossimità, una grossa opportunità per tutta la nostra attività logistica, dove in questi anni purtroppo a causa di continui costi di manodopera così elevati abbiamo perso competitività. Quindi oggi l'Italia può rigiocarsi un luogo strategico di business e di visione grazie ai supporti mare, strada, ferro e strada per l'ultimo miglio.